Gentili telespettatori, buonasera a tutti, pace bene dal vostro padre Ugolino. E riprendiamo la serie delle nostre trasmissioni, chi sono e cosa fanno. Questa trasmissione si proietta un po' nel nostro mondo e direi in una dimensione anche molto umana, perché vuole avvicinare tante persone per conoscere in realtà chi sono e che cosa fanno. E questa sera noi ci siamo portati qui in via dell'Oriolo al numero 34, dove esiste un personaggio ormai direi leggendario nella storia di Firenze, il signor Ottavio Fontana, che è qui accanto a me e che è direi l'artefice di tante bambole, ma più che artefice vorrei dire che è il medico delle bambole di Firenze. E penso che sia anche l'ultimo bambolaio della nostra città, una tradizione quindi che sparisce e una tradizione che noi vorremmo ora inquadrare in modo tale che tutti quanti i nostri telespettatori riescano a comprenderne il valore e il significato sia materiale e anche direi morale e spirituale. Buonasera, come grazie, sta lei? Padre, ma padre, non c'è male, grazie. Mi fa molto piacere trovarmi qui in questa sua bottega proprio artigianale, tipicamente artigianale, per avvicinarmi a lei che è un artigiano e per poter capire il suo lavoro e poi anche per poter capire più che altro il suo personaggio che è diventato, mi scusi, un grosso personaggio. Bene, lei dunque, che cosa fa qui in questa bottega allora? Senta padre, noi siamo artigiani, si fa qualsiasi lavoro. Si ripara Madonna, si ripara Gesù, ci si ripara tutto, qualsiasi quello che ci capita, vero? Padre? Quindi il suo è un lavoro di riparazione, sì, non è vero? Sì, sì. Bene, lei come ha incominciato questo lavoro? Ma prima, vero, erano momenti, ora si dice sono momenti brutti, vero? Ma prima era peggio, Lavoro non si trovava a tempo di Mussolini, sa padre? Sì. Lavoro non si trovava, capito? E allora mi mise a fare questo lavoro qui. E di qui ho sempre seguitato a fare questo lavoro qui. Quanti anni aveva allora? Avrà avuto 50-60 anni, così. Ecco, e ora quanti anni ha, scusi, perché lei sembra sempre molto giovane però. Padre, sono dei 4. Beh, comunque una discreta età, però ancora sempre, diciamo, in forza per poter continuare il suo lavoro preziosissimo a Firenze. Volentieri, padre. Volentieri? Volentieri, sì? Davvero, padre. Senta una cosa. Lei fa questo lavoro di riparazione di bambole più che altro. Io vedo che la sua bottega è piena di parrucche, di manine, di gambine, di tante belle cose. È un lavoro di soddisfazione per lei, sì o no? Padre, purtroppo sono venuto a lavorare anche con la febbre. Quindi lei è un appassionato allora? Appassionato al mio lavoro, sì padre. E le piace portare il suo lavoro rifinito al cliente, consegnarlo veramente in condizioni, direi, ottime? Oppure qualche volta lei ha anche qualche delusione quando consegna i suoi lavori ai clienti? No, padre, prima di consegnare un lavoro bisogna guardare, vero, che venga un lavoro perfetto, vero? Sì. Perché col pubblico lo sa benissimo, padre. Lei ha raggiunto quindi anche una certa tecnica allora, non è vero? Ma si guarda di fare del nostro meglio, padre.